Di fatto il pensiero è più rapido della luce, è importante ricordarlo. Questo è utile per dimostrare che si tratta di una cosa interessante, ma non è una prova, almeno non nel senso scientifico del termine. Siamo connessi con tutto quello che ci circonda, tutto è trasmissione e tutto è ricezione. Quando questo concetto diventa cosciente, non sarà più possibile sentirsi scollegati o separati. Quando gli ho chiesto se ci credevano davvero, mi hanno guardato stupiti. Che strana domanda fai. Ma non lo vedi? È tutto intorno a te. Uno scienziato molto noto, interpellato sul tema, disse: «Si tratta di cose nelle quali non crederei, anche se fossero vere». Noi, umani, siamo illimitati. E più pratichiamo e più diventiamo bravi. Penso a questo argomento fin dai tempi dell'università, quando scoprii che c'erano altre filosofie di vita e che non esisteva solo la religione con le sue regole. Mi avventurai su libri di metafisica e poi sono passata alla meditazione e allo yoga. Mi sono consolata con i guaritori e curata con agopuntori, poi mi sono fatta leggere la mano. Non ho mai pensato troppo ai fenomeni psichici. Non penso di essere più sensitiva di una persona qualsiasi. Certamente non più del mio gatto, che sparisce misteriosamente prima di una visita veterinaria. Stavo filmando il matrimonio di alcuni miei amici e l'animatore della festa piegò il cucchiaino. Lo guardavo con attenzione. Pensavo ci fosse il trucco. Poi lo invitai a casa per fargli piegare un mio cucchiaino. In questo modo avrei potuto osservare i suoi trucchi un po' più da vicino. Acciaio inossidabile. Acciaio inossidabile, benissimo. Quindi questo è un cucchiaino d'acciaio. Allora, se lo prendo e lo strofino tra la testa e il collo... Scusate. Non so come, ma lo fece, anche se sono certa si trattasse di un trucco, ma sapevo che gli altri due eventi erano reali. Come si può distinguere tra trucco e verità? Trovare la differenza tra paranormale e frode? Voglio sapere cosa ha da dire la scienza su questi fenomeni paranormali. Voglio sapere se, come e perché. E se esiste una spiegazione o una prova che possa dimostrarli.